Salve, perché oggi bisognerebbe impiegare parte del proprio poco tempo prezioso per studiare o quantomeno leggere un manuale in materia di trattamento dei dati personali? Ebbene, io e il dottor Chiarelli abbiamo cercato attraverso un webbook che riteniamo pratico e dinamico di spiegare alcuni concetti che possano dare una risposta alla domanda. Innanzitutto bisogna tener conto che il corretto trattamento dei dati personali, oggi più che nel passato, costituisce la precondizione essenziale, determinante per poter esercitare qualsiasi tipo di attività, sia essa privata sia essa pubblica. E pertanto è essenziale per non incappare nelle severissime e famigerate sanzioni previste dalla normativa euro-unitaria, dal ben noto GDPR, Regolamento Generale 679 del 2016 e non solo, è conoscere i concetti di base, perché spesso vengono confusi o vengono tralasciati o spiegati non in modo appropriato. Ad esempio il concetto stesso di privacy, che non è da sovrapporre e confondere con la grande materia del trattamento dei dati, la cosiddetta privacy che potrebbe essere ricondotta alla riservatezza, è infatti uno dei tanti elementi che occorre conoscere per trattare correttamente i dati personali degli altri, però essa attiene alla protezione della sfera individuale, quando invece la normativa di cui ci siamo occupati nel nostro webbook ha lo scopo esattamente contrario, cioè quello di poter permettere la massima circolazione possibile dei dati personali a livello nazionale e non solo a livello nazionale per accrescere il benessere. E anzi è previsto nell'ambito del GDPR il divieto di vietare la circolazione dei dati in funzione della tutela e della protezione della sfera individuale. Quindi vedete che sono tutti concetti che meriterebbero un approfondimento per poter condurre in tranquillità e legittimità la propria attività. Salve, arrivederci.